Io quindi darei la parola al primo relatore, proprio per entrare nel vivo della discussione, ma mi permetto appunto di fare un elogio al collega anestesista, appunto, che ha già scritto un libro sul Covid, l'inizio di una nuova era, Covid-19, e quindi questa quarantena, stavo appunto dicendo prima di entrare in onda, l'ha appunto ispirato e l'ha motivato a lavorare in un altro modo, dando un messaggio, penso, molto importante di speranza. Prego, allora io do appunto la parola al dottor Fausto D'Agostino, che ci illustrerà la gestione del paziente critico Covid da un punto di vista rianimatorio. Prego, dottor D'Agostino. Allora, innanzitutto vorrei ringraziare il professor Danese e la dottoressa Giorlandino. Salve a tutti, mi presento, sono il dottor Fausto D'Agostino, specialista in anestesia e rianimazione, collaboro per questa emergenza con il Ministero della Salute e sono direttore di un ITC dell'American Heart Association, Centro Formazione Medica. Allora, prima di passare alla gestione prettamente rianimatore, vorrei fare un cappello iniziale su questa nuova pandemia. Come ben sappiamo, l'infezione è trasmessa da uomo a uomo attraverso l'inalazione o il contatto delle mucose con microscopiche goccioline di secrezioni respiratorie, i cosiddetti droplets, che contengono le particelle virali. Il periodo di incubazione va dai 2 ai 14 giorni, anche se in alcuni casi è stata anche riscontrata un'incubazione superiore, fino addirittura a 24 giorni. Per quanto riguarda il quadro clinico, la sintomatologia è varia. I sintomi più frequenti, sarò brevissimo, sono la febbre, che può essere lieve o addirittura elevata, temperatura elevata, addirittura fino a 40 gradi, la dispnea, e di questo io vi parlerò nel dettaglio, ovvero l'insufficienza respiratoria, anch'essa può essere lieve e quindi può essere trattata con una ventilazione non invasiva, e poi elencherò NIV, CPAP e questi termini rianimatori, oppure addirittura una dispnea grave che va trattata tramite una ventilazione meccanica in terapia intensiva. Altri sintomi sono, come sappiamo, la tosse, dolore toracico, l'astenia, artromialgie, e sintomi meno frequenti, ovvero sintomi gastrointestinali, dolore addominale, diarrea, nausea, vomito, e sintomi a carico del sistema nervoso centrale, quali la cefalea, la sensazione di ottundimento, la disgeusia e l'anosmia. Iniziamo ad entrare nel nocciolo della questione. Di terapia il professor Danese dopo ci parlerà di eparina, ma ad oggi non esistono in realtà farmaci per il trattamento specifico dell'infezione da SARS-CoV-2. Ho elencato qualche farmaco o qualche trattamento farmacologico che è stato utilizzato in questo periodo. Si parla quindi di eparina, di molecole antivirali quali il Remdesivir e l'associazione Lopinavir-Ritonavir, la terapia steroidea, l'immunoterapia, cioè farmaci diretti contro l'attività dell'interleuchina 6. Ma il trattamento di cui io mi soffermerò è l'ossigenoterapia. Andiamo a trattare innanzitutto la gestione delle vie aeree, che per un anestesista rianimatore rappresenta il cardine fondamentale della nostra attività. La gestione delle vie aeree è una procedura che determina la diffusione del virus contenuto nelle goccioline di saliva, i droplets, e quindi oro disperso nelle particelle di aerosol. E quindi il fine del rianimatore nella gestione delle vie aeree e abbreviare quanto più la procedura di intubazione affinché il first shot is the best shot, ovvero il primo colpo sia quello determinante e decisivo.
proprio per eliminare quanto più possibile il contagio attraverso queste particelle virali. La composizione del team: come è composto un team predisposto all'intubazione? Diverse linee guida ne parlano e in specifico la composizione del team è composto appunto da un anestesista più esperto, da un secondo anestesista, da un assistente e da un runner o spotter DP. Il runner è una figura che si trova all'esterno della camera di intubazione e che, diciamo, è predisposto al passaggio di attrezzature soprattutto in emergenza, mentre lo spotter DP è l'aiuto nella vestizione, durante la vestizione dei presidi fondamentali per i cosiddetti DP appunto. Dal team vengono esclusi invece gli anziani, quindi anestesisti più anziani, maggiori di 60 anni, gli immunodepressi, le donne in gravidanza e soggetti con gravi comorbidità. Questo lo vediamo in tutti i nostri ospedali, è il carrello dedicato all'intubazione Covid-19 e che deve essere preparato prima di ogni intubazione ed è costituito dal videolaringoscopio, dal pallone di Ambu, il va e vieni, i tubi endotracheali, cannule orofaringee, rinofaringee, da dispositivi sopraglottici, dalla pinza di Klemmer e poi altre attrezzature che non sto qui ad elencare. Tutto questo materiale deve essere appunto, come ho detto prima, preparato anticipatamente prima di intubare un paziente Covid. La sequenza operativa. Come vedete nella mia sinistra c'è questa immagine che non so quanti di voi l'hanno vista nei social network, è una scatola di intubazione, intubation box, che è stata utilizzata dagli anglosassoni proprio per creare una barriera tra l'operatore e il paziente Covid. E anche se effettivamente non è scevra di complicanze, soprattutto in una gestione delle vie aeree difficoltosa. Comunque entriamo nel nocciolo della questione, intubazione tracheale. E innanzitutto bisogna procedere con una manovra in rapida sequenza, induzione, intubazione in rapida sequenza. La preossigenazione va effettuata attraverso una maschera facciale ermeticamente adesa al volto e nell'induzione va utilizzato un miorilassante che deve essere somministrato a pieno dosaggio in modo da minimizzare il rischio di tosse quando noi facciamo penetrare nelle corde vocali, nelle vie aeree, il tubo endotracheale. Per il primo tentativo di intubazione è consigliato, e sottolineo, l'uso del videolaringoscopio, perché tramite questo device noi facciamo in modo che le vie aeree del nostro paziente siano lontane dall'operatore. Ho messo una nota bene, in quanto poi ne parleremo dopo tramite un video che vi anticipo. In caso di RCP, rianimazione cardiopolmonare, le compressioni toraciche devono essere sospese durante l'intubazione, in quanto il massaggio cardiaco fa parte di quelle manovre che causano distribuzione, quindi di goccioline di droplets. Gestione ventilatoria. Davanti a un paziente Covid-19 abbiamo due strade. In base alla fisiopatologia e all'emogas analisi possiamo intraprendere una ventilazione non invasiva o una ventilazione meccanica invasiva. La ventilazione non invasiva, l'ossigenoterapia va titolata con un target di saturazione maggiore di 90. Precisamente 95% nelle gravide, maggiore del 94% nel bambino, altrimenti il 90%. Il paziente deve essere vigile, collaborante, avere un GCS maggiore di 8, una dinamica ventilatore integra e deve essere affetto da insufficienza respiratoria ipossemica. Comunque è importante evitare ogni ritardo nell'intubazione tracheale quando indicata. Le strade della ventilazione non invasiva sono tre:
ovvero NIV, CPAP e HFNC. Velocemente, la NIV, non invasive ventilation, è una modalità incruenta di assistenza alla ventilazione polmonare, è indicata per tutte le insufficienze respiratorie, soprattutto quelle ipercapniche con acidosi respiratoria. Il caso più frequente è la BPCO. E si imposta un supporto che il ventilatore eroga ad ogni atto respiratorio ed una pressione di fine espirazione. Importante sottolineare che nella NIV è sempre necessario un ventilatore. La CPAP, la Continuous Positive Airway Pressure, somministra una pressione positiva continua nelle vie aeree ed è indicata soprattutto nell'insufficienza respiratoria ipossica acuta normocapnica. In questo caso, nella CPAP non serve necessariamente un ventilatore, ma è sufficiente un fussimetro. Queste che vedete nelle figure sono tutti i device che possiamo utilizzare nella ventilazione CPAP. HFNC, High Flow Nasal Cannula, eroga invece un flusso fino a 60 litri al minuto di miscele aria-ossigeno preumidificata e preriscaldata ad una FiO2 preselezionabile e costante. La ventilazione meccanica invasiva è importante trattarla anche perché circa il 5% delle persone contagiate da Covid-19 necessita di un ricovero in terapia intensiva. E la principale manifestazione clinica dell'infezione è infatti la polmonite interstiziale con insufficienza respiratoria acuta ipossemica, quindi una PA di ossigeno minore di 60 mm di mercurio, che può essere lieve e grave, con quindi un PF ratio minore di 300 mm di mercurio. Però la ventilazione meccanica rappresenta solo un supporto della funzione vitale, non cura la malattia polmonare, ma previene l'evoluzione del danno polmonare. I target di ossigenazione conservativa suggeriti sono dati da una PO2 di 65-75 mm di mercurio e una saturazione di ossigeno pari a 90-95. Le linee guida della Surviving Sepsis Campaign suggeriscono che i pazienti con polmonite da Covid-19 devono essere trattati come le altre forme di ARDS. L'ARDS, spiego cos'è, una sindrome da distress respiratorio ad eziologia multifattoriale con ipossemia, ipercapnia ed acidosi respiratoria. I pazienti che abbiamo trattato in terapia intensiva sono stati ventilati con un volume VT di maggiore di 4 ml, una PIP di 8-10 cm di acqua e accettavamo un'ipercapnia permissiva con valori di PCO2 fino a 66 mm di mercurio e pH 7,20. Si è parlato tanto di pronazione. Che cos'è la pronazione? Pronazione implementa innanzitutto l'ossigenazione ottimizzando il reclutamento polmonare e il rapporto ventilazione-perfusione, quindi riduce inoltre l'incidenza di vilio, ovvero di un danno polmonare dovuto a ventilazione e comunque dovrebbe essere mantenuta per non meno di 12-16 ore consecutive. Un altro trattamento, e concludo, del rianimatorio in questo periodo è stato l'ECMO, Extracorporeal Membrane Oxygenation, che è una metodica extracorporea di supporto d'organo cardiopolmonare. Non è una terapia che guarisce la malattia polmonare, ma una tecnica che permette di guadagnare tempo limitando il danno polmonare indotto da ventilazione meccanica. È utile per i pazienti con forme severe di ARDS refrattari a tutte le restanti terapie di supporto d'organo. Questo è uno schema del trattamento nel paziente Covid-19 con ECMO. Complimenti, dottor D'Agostino, tante riflessioni, tanti apprezzamenti. Stai qui con noi, volevo farti delle domande, accomodati pure. Quindi ricordo che il dottor D'Agostino è anche consulente, correggimi, al Ministero della Salute e quindi ha vissuto, pandemia. Io immagino, dal vivo tutto il problema della pandemia, della virosi e quindi tutto il problema legato al lockdown e quant'altro, fase 1, 2, 3. La relazione è essenziale, questo è un cardine fondamentale per la gestione di questi malati, ne abbiamo parlato per più di 100 giorni di questi problemi legati alla terapia intensiva e subintensiva
io ho qualche domanda e qualche riflessione, e soprattutto qualcosa che possa far sì da essere ancora più chiari con i nostri discenti, che invito a fare domande, perché sono argomenti molto importanti e fondamentali. Quindi è una manovra senza assistenza respiratoria, ci chiedo. Sì, esatto, questa era la prima domanda. Allora, questa manovra, per esempio, che io personalmente, come chirurgo ospedaliero e quindi molto, diciamo, nella mia attività incontro frequentemente malati che possono andare in arresto cardiorespiratorio, questa è la prima volta che vedo dal vivo, diciamo in maniera virtuale, una manovra solo col massaggio cardiopolmonare. Messaggio tra parentesi: nel Covid purtroppo vedremo nella prossima relazione che sono frequentissime le complicanze cardiache, dalle miocarditi fulminanti alle sindromi coronariche acute alle aritmie maligne, quindi il massaggio in questo caso è fondamentale. Quindi sì. Aspetta, perché vorrei farti altre domande. Questa è la prima domanda, quindi capire come l'efficacia e l'efficienza di questo massaggio fatto solo con le mani possa essere, diciamo, d'ausilio al paziente. Hai parlato anche di disturbi gastrointestinali. Io ho letto dei lavori sulla letteratura internazionale che parlano addirittura di una frequenza di questi disturbi gastrointestinali del 52%. Sì. Che esperienza hai quando hai presentato il corteo sintomatologico sull'incidenza che hai potuto vivere tu in Italia dei sintomi gastrointestinali nel Covid-19? Sì. Altra domanda che vorrei, concetto che vorrei che tu possa approfondire, perché te ne fa merito il fatto che ne hai parlato e l'hai spiegato veramente in maniera esemplare, il concetto di pronazione. Il concetto di pronazione, purtroppo le immagini ci hanno stravolto in quei giorni. Sì. Vedere i malati proni col tubo in trachea, quindi degli spettacoli veramente senza parole, senza commenti, e che possono non dare più un ricordo, spero, a tutti. Però il concetto di pronazione ha un suo perché. Il suo perché, immagino io da non anestesista, che sia quello dello spazio morto ventilatorio. Ecco, io vorrei che a tutti i nostri discenti tu possa approfondire questo concetto di intubazione in pronazione. Grazie, dottor D'Agostino. Sì. Prego, accomodati. No, eccomi. Allora sì, in effetti le linee guida internazionali, sia quelle nazionali dell'IRC, quelle internazionali dell'American Heart Association, si sono adeguate alla pandemia e hanno sottolineato il fatto che il BLS deve essere effettuato tramite le sole compressioni toraciche, la cosiddetta, come avete sentito nel video, la cosiddetta hands only CPR, compressioni toraciche esclusivamente in continuo, senza quindi ventilare la nostra vittima. Cosa diverso invece poi quando ci troviamo in ospedale, e poi le ho citate nelle slide, in cui noi diamo un supporto ventilatorio, ossigeniamo il paziente attraverso la manovra dell'intubazione. Quindi quello invece è un altro caso. Quando noi siamo da soli e siamo in extra ospedaliero, allora è necessario effettuare le compressioni toraciche esclusivamente senza ventilazione bocca a bocca. Disturbi gastrointestinali, la seconda domanda. Sì, sì, in effetti io ho anche collaborato con il ministero al numero 1005, che ormai tutti conosciamo, no? Quindi ci arrivavano tantissime chiamate dei cittadini e abbiamo notato che comunque nella varietà di tutta la sintomatologia c'erano anche inclusi questi sintomi gastrointestinali. Io in realtà
quella percentuale di 52% mi sembra che un pochino più bassa, mi sembra un pochino più bassa, sui 15 avevo letto. E comunque i disturbi gastrointestinali poi comparivano anche in terapia intensiva dopo una terapia farmacologica aggressiva. Vedevamo pazienti che avevano effettivamente nausea, vomito dovuta a questa terapia farmacologica aggressiva. Rispondo all'ultima domanda velocemente: la pronazione, che diciamo dobbiamo essere orgogliosi, perché la pronazione di un paziente in terapia intensiva e gli studi sulla pronazione sono tutti derivati da uno scienziato italiano che è un padre della rianimazione, che è il professor Gattinoni. Quindi tutto il mondo si è rifatto al professor Gattinoni in questo periodo, quindi dobbiamo essere orgogliosi. E in effetti sì, si tratta di un aumento del PF, e infatti si notava nell'emogassa analisi un aumento del PF, e in questo modo con la pronazione anche si diminuiva l'incidenza di vili, ovvero di un danno polmonare dovuto a una ventilazione meccanica aggressiva. Bene, bene. Ci sono altre domande? Se poi possiamo leggerle, sì. Dottor D'Agostino. Prego. Allora, la prima domanda: se ci fosse un'ostruzione nelle vie aeree, quale sarebbe l'evoluzione della, sì, della procedura? Allora, questa è una bellissima domanda. Come molti di voi sanno, come sappiamo, l'ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo, abbiamo due tipi di ostruzione. Faccio un incipit così per fare un ripasso generale: un'ostruzione del corpo via aerea completa e parziale. Come ce ne accorgiamo se questa ostruzione è completa o parziale? Se è parziale, noi chiediamo proprio alla vittima: ma stai soffocando? Potrebbe essere una domanda banale, ma in realtà se la nostra vittima riesce a rispondere, vuol dire allora che non siamo davanti a un'ostruzione parziale. Che facciamo? Assistiamo la vittima, stiamo vicino e lo incoraggiamo a tossire. Mentre quando è completa, il nostro paziente non riesce neanche a pronunciare una singola parola. Quindi è lì che interveniamo con la famosa manovra di Emmerich. Al tempi del Covid che succede? In effetti la manovra di Emmerich va fatta dietro alla nostra vittima, quindi non abbiamo problemi di emulsione di particelle, di droplets, perché effettivamente ci troviamo dietro, quindi rimane le linee guida rimangono le medesime. Altre domande? Bene, ci sono altre domande dalla redazione? No. No, complimenti, sono D'Agostino. Vabbè, grazie, grazie allora, ancora. Il prossimo FAD, sì, se ci come non vuole, molto volentieri. Grazie. Grazie a tutti.